Ciao ragazzi, oggi parliamo di un film che probabilmente non avete mai sentito nominare, ovvero Bone Tomahawk. Bone Tomahawk è un film di S. Craig Zahler, credo si pronunci, un regista di origini tedesche se non sbaglio, e ha un cast di tutto rispetto che include David Arquette, Richard Jenkins che avrete visto in La forma dell'acqua che faceva il pittore, un bravissimo attore, Patrick Wilson che conoscete da The Conjuring e Watchmen, Matthew Fox di Lost e Kurt Russell, che è stata la cosa decisiva per me per vedere questo film. È un attore che mi piace moltissimo, è il protagonista della cosa di John Carpenter, che è il mio attore preferito di tutti i tempi. Kurt Russell è sempre un incentivo per quanto mi riguarda a guardare un film. E questo film è un western horror, che è un genere che esiste, ce ne sono un paio di western horror, tipo L'Insaziabile, Vampiri di John Carpenter per l'appunto, ma non è un genere estremamente, diciamo, prolifico, ecco. E io questo film l'ho conosciuto, l'ho sentito nominare dal canale Red Letter Media, che l'hanno nominato una volta dicendo che era un film fantastico che andava visto, io non l'avevo mai sentito nominare, e quindi ce lo siamo visto con mio fratello. E Bone Tomahawk è un film che io vi raccomando caldamente. Allora, la premessa qual è? C'è una cittadina nel vecchio West, è veramente con una popolazione esigua, tra l'altro metà di quei pochi che già ci sono, non ci sono perché stanno in giro con le mandri, insomma, che facevano questi viaggi lunghi, mesi, insomma. Quindi c'è pochissima gente in questa cittadina, una manciata di persone, e vicino c'è qualcosa di inquietante che poi finisce con minacciarli, attaccarli, insomma. E il film essenzialmente io direi che ha tre atti, nel senso il primo è il più breve, in cui vediamo questa, un briciolo, non è un briciolo proprio che cerco, vediamo un assaggio di questa minaccia senza sapere molto, senza capire molto. Una gran parte del film è il viaggio di alcuni dei nostri protagonisti che vanno verso questa minaccia perché devono aiutare delle persone, e la conclusione è il confronto con questa minaccia. Allora, il film mi ha veramente, veramente sorpreso e mi ha veramente soddisfatto. Allora, innanzitutto, è un film estremamente ben diretto, è molto bello da guardare, è estremamente competente, ha varie trovate molto interessanti dal punto di vista visivo. Fa molto con poco, perché per dire una stupidaggine, persone che marciano a cavallo sull'orizzonte è una cosa che può annoiare tremendamente, specie se prende una certa fetta del film, ma riesce sempre il regista a trovare un modo in cui la cosa non ti annoia. I personaggi sono tutti interessanti e è un film dove la storia è più importante dei personaggi, nessuno viene esplorato estremamente a fondo, ma tutti hanno una loro profondità che viene toccata in parte. E mi piacciono questi generi di film in cui non è che i personaggi sono bidimensionali, tu percepisci che hanno tutta una loro dimensione, le loro cose, ma non te le spiegano per filo e per segno, è un sottotesto, e questo film col sottotesto fa molto e mi è piaciuta tanto come cosa, e sono tutti molto interessanti. E allora, questa è una cosa che mi è piaciuta, è piaciuto il fatto come è scritto, nel senso che è un film dove riassumere quello che succede non prenderebbe tanto tempo, è un film dove non succede tantissimo davvero, però si prende le cose con la giusta calma senza che risulti noioso. È una cosa che mi piace molto in certi film, ovvero una premessa semplice che è svolta bene e a fondo, invece di avere mille sottotrame. Semplicemente è come il discorso che facevo per Predator o per John Wick. Premessa semplice che può essere riassunta in un paio di frasi, appunto: cittadina del vecchio West, assalita da una minaccia, devono contrastarla e salvare delle persone. È facile come premessa, ma è svolta a fondo, con calma, approfondita, tutto fatto come dovrebbe essere. E mi è piaciuta molto come cosa. Mi è piaciuto moltissimo di questo film e state, come vedete, io non sto dicendo tanto della trama, proprio perché è un film poco conosciuto, io voglio darvi un incentivo per guardarlo senza rovinarvi niente della trama. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo film è come è rappresentata la violenza. In molti film la violenza ha un crescendo intorno a, come dire, ci sono delle formule classiche nel cinema per la violenza, quelle classiche cose dove capisci già cosa sta per succedere, per come viene montata una cosa, mostrata una cosa. Questo film gioca tanto sull'ansia. Ci sono momenti che sono girati
in modo da farti pensare che sta per succedere qualcosa di terribile, per via della situazione, per via di come sono le inquadrature, per via del fatto che in certi momenti la telecamera è tenuta a mano e tu dici, cavolo, qui sta per succedere qualcosa di brutto. E a volte succede, e a volte no, e ti mette molto nell'atteggiamento dei protagonisti, perché stanno nel nulla sperduto, ci sono un sacco di minacce che possono essere invisibili, e ti mette nel loro atteggiamento, cioè non lo so se c'è qualcosa, ti mettono in questo atteggiamento che devi stare attento, cioè io più volte nel film, loro devono viaggiare parecchio, quindi ovviamente devono dormire, e più volte ho pensato che io non so se riuscirei a dormire in quella situazione, perché sembra che tutto possa essere un pericolo e che tutto e niente siano contro di te, non lo sai. Un'altra cosa figa di come è girata l'azione e la violenza in questo film è che è veloce. In molti film, scontri, guerre, uccisioni, mutilazioni, tutto quanto, sono spesso portati molto per le lunghe, per riempire tempo, per dare pathos e tutto quanto. Io non ho niente contro questo. Questo film, secondo me, lo rappresenta in un modo però abbastanza realistico, perché molte cose brutte succedono in un lampo. Prima che tu lo sappia, qualcuno è morto, qualcuno ha perso un braccio, qualcuno è sparito, qualcuno ha perso i sensi. Le cose succedono così. È difficile pianificare in una situazione di crisi, quasi di guerra, insomma, perché non riesci a tenere tutto sotto controllo e da un momento all'altro non hai più un alleato o sei circondato e così via. E questo film, questa cosa ci punta molto, nel senso che non c'è una cerimonia intorno alla violenza e ai combattimenti, non c'è tutto una cosa fatta in grande, succede e basta, tutti sembrano vulnerabili, che è la cosa veramente figa di questo film. È un film dove io non avevo idea di chi sarebbe sopravvissuto alla fine. Nessuno dei protagonisti era al sicuro, nessuno lo sentivi al sicuro. È un film estremamente teso. Per tutto il tempo hai il timore che succedano cose orrende a questi personaggi e potete immaginare che questo è forte perché ti risucchia nella storia. Cioè, eravamo presissimi io e mio fratello guardando questo film. Ero presissimo guardando questo film. Quando poi la violenza viene effettivamente mostrata, è spesso un pugno nello stomaco. Cioè, questo film non lo raccomando a tutti dal punto di vista della violenza, perché certe cose sono parecchio pesanti, e sia concettualmente che poi effettivamente a vederle. Oltre a questo, è un film che a vari momenti che ho trovato spiritosi e divertenti, non forzati, ma in situazioni difficili, personaggi che si conoscono e che hanno comunque una certa confidenza. Ogni tanto scherzano per alleviare la tensione, per distrarre se stessi e così via, e qui è gestito in maniera molto naturale. Io mi posso vedere in quella situazione ogni tanto fare alcuni di questi commenti. È una cosa che l'essere umano fa e l'ho trovato molto, molto realistico, molto ben fatto. Come ho detto, tutti i personaggi mi piacevano, ci sono più di un momento che io ho trovato veramente seri dal punto di vista azione, quei momenti che proprio ti fanno stare dalla parte del personaggio, no? Della serie, fuck yeah! Che è un personaggio che sa il fatto suo e molti di questi personaggi sanno il fatto loro e ti prendono, soprattutto il personaggio di Kurt Russell che mi è piaciuto tantissimo come personaggio, fa sempre un ottimo, è fatto per fare il duro Kurt Russell nei film, infatti è il mio duro del cinema preferito, più di Clint Eastwood, Chuck Norris o quello che volete voi. Penso che Kurt Russell e Keanu Reeves sono in cima alla mia classifica personale in quel senso. E il film è un buon equilibrio di western e horror ed è un bel mix, nel senso che ci sono varie cose del western classico, appunto, la frontiera, i pericoli che ci stanno nel vecchio west, come, che vi posso dire, serpenti a sonagli, nativi americani che ce la possono avere con te. Rapinatori, tutto questo genere di cose, e poi tutta una serie di elementi horror, perché la minaccia che affrontano non è la classica minaccia horror, è una cosa più pesante. Devono avere delle paure i nostri protagonisti a cui le persone di quel tempo non erano abituate, perché è una cosa strana, è una cosa particolare, e mi è piaciuto molto da quel punto di vista. La minaccia che affrontano, io non vi voglio spoilerare niente, ma ciò che affrontano i nostri protagonisti è sviluppato molto bene, nel senso che impari a capire come funziona, chi sono, cosa fanno, perché, senza che non c'è mai in questo film un solo momento dove un personaggio si siede e ti spiega per filo e per segno cosa sta succedendo, è tutto lasciato a te. Viene tutto mostrato e non spiegato, che dovrebbe essere una regola di ogni sceneggiatura, ma molti film non lo fanno purtroppo. E qui è fatto invece molto bene, mi è piaciuto un sacco come cosa. Ci sono vari momenti dove tu capisci, fai, oh, insieme al protagonista, capisci qualcosa, senza che qualcuno poi lo deve spiegare a te, non ti tratta come se fossi stupido questo film, che
che fa sempre piacere personalmente. E ecco, questo è Bone Tomahawk, un western horror che io vi raccomando caldamente, recente, del 2015, e per qualche motivo è stato abbastanza trascurato come film, ma se vogliamo parlare del genere horror, è uno dei migliori degli ultimi anni, che l'horror spesso sono brutti, insomma. E se parliamo di western, che è un genere che ormai esiste poco, a me stupisce che questo film non sia più amato, visto che ci sono amanti del genere a cui manca, no? Che vorrebbero un revival. Eccovelo! Facciamo una saga basata intorno a questo mondo qui, insomma. No, non lo dico sul serio, però questo film penso che piacerà a molti fan di quel genere lì. E io ve lo straraccomando, ripeto, ben scritto, ben diretto, ben recitato, tutto fatto estremamente bene. Tra l'altro, molti di questi attori danno alcuni delle loro migliori performance, cioè Patrick Wilson qui è bravissimo, Matthew Fox, Jack di Lost, è la performance migliore che io ho visto fare. In Lost spesso non aveva modo di essere eccezionale, secondo me, perché il personaggio era scritto in un modo discutibile. E qui è forte il suo personaggio, molto. Richard Jenkins è sempre bravissimo, Kurt Russell è sempre bravissimo. Tra l'altro c'è anche Sid Haig, l'attore horror che conoscerete, tipo dalla Casa dei Mille Corpi e così via. C'è di tutto in questo film, ce n'è per tutti, veramente. E niente, io ve lo straraccomando. Ah, bravissima anche Lily Simmons, che fa la moglie di Patrick Wilson in questo film. Io questo film ve lo raccomando, il mio voto è un 8 su 10 pienissimo, ho quasi pensato di dargli un 9, non glielo do solo perché comunque è un film, insomma, cioè non direi che è un film che questo tocca, un film profondo, eccetera. Questo film è intrattenimento fatto come si deve e io ai film di questo genere spesso do un 8 su 10, come John Wick. Io amo John Wick, però io ho dato un 8 su 10, do 8 su 10 anche a questo. Se contestualizziamo al genere invece del western horror, questo è uno dei migliori che ho visto negli ultimi tempi. Fatemi sapere se lo vedete, che cosa ne pensate. Se l'avete visto, fatemi sapere se siete d'accordo con me e ci vediamo presto.